Darei la parola subito alla dottoressa Letizia Moratti, che magari può un po' riassumere quanto detto questa mattina. Effettivamente l'Italia, l'indice di positività, come si trova effettivamente in questa posizione rispetto alle idee del post-breve coronavirus? Io cercherò di essere molto sintetica, perché immagino che avete tutti partecipato ai lavori di questa mattina, quindi credo che il punto più importante che mi piace sottolineare è che questo movimento voluto e creato da Jacques Attali, e che ha trovato a San Patrignano un luogo naturale, perché San Patrignano è un esempio di economia positiva, è un movimento che ha un percorso che si è sviluppato in questi anni e che continuerà a svilupparsi. Quindi non è un forum fine a se stesso, ma è un forum che analizza anno dopo anno un certo numero di azioni positive che riguardano diverse aree del nostro modello economico e sociale, e l'anno successivo, rispetto alle azioni che sono state individuate l'anno precedente, si dà un rendiconto di quali sono gli avanzamenti che ci sono stati. Quest'anno abbiamo sicuramente potuto verificare che, parlo del nostro paese, ci sono stati avanzamenti positivi nell'ambito della creazione di condizioni per le aziende di inserire accanto al proprio profitto anche una missione positiva, con la regolamentazione delle aziende che si chiamano B Corp, e siamo il secondo paese dopo gli Stati Uniti ad avere creato questo, ad aver regolamentato questo tipo di aziende, che ci porta verso quel capitalismo paziente di cui parla Jacques Attali e che fa parte di questo movimento appunto dell'economia positiva. Ci sono segnali positivi anche dal punto di vista delle città. Oggi abbiamo ascoltato il sindaco di Rimini, che ha dichiarato che è pronto a farsi misurare rispetto agli indici di positività delle città. Ricordiamo quanto questo sia importante, perché nel 2050 avremo oltre 6 miliardi di persone che vivranno nelle città rispetto ai 9 miliardi complessivi. Quindi, se riusciremo far sì che le città rispondano ai tre pilastri dell'Agenda 2030, quindi sviluppo economico, inclusione sociale e tutela ambientale, e agli indici che indica l'economia positiva per la città, per le città, vale a dire l'indice di partecipazione dei giovani e delle donne al mondo del lavoro, la capacità di curare gli anziani, la capacità di costruire città resilienti, quindi città attente alle tematiche ambientali. Ecco, se saremo capaci di fare questo, avremo contribuito alla soluzione di tutti gli obiettivi che l'agenda ONU 2030 si è data. E quindi il mio auspicio è che, oltre a Rimini, le città italiane, e ovviamente il mio auspicio particolare è che Milano raccolga questa sfida e faccia parte di queste città che si misureranno, e che auspicabilmente quindi l'anno prossimo vedremo presenti al forum per capire quali saranno state le azioni che avranno intrapreso per migliorare l'indice di positività delle città. Quindi diciamo che il forum sta evolvendo in maniera molto concreta, abbiamo dei traguardi anche per l'anno prossimo, e penso che quindi l'utopia dell'economia positiva si stia traducendo in realtà. Grazie. Niente da dire di più, perché Letizia ha detto tutto. È vero che l'Italia non ha una buonanotte notazione sull'indice di positività, ma si migliora un poco quest'anno, e speriamo che con le differenti azioni che adesso
e sono possibile l'Italia sarà meglio nelle anni future. Questo forum è molto importante perché è il luogo dove in Italia le gente che si interessano al futuro si vengono per essere capaci di sapere qualche cosa fanno le altre e di imparare qualche cosa per loro azione. Abbiamo oggi stamattina, io ho imparato molto per le future azioni del nostro movimento e siamo oggi adesso in posizione di preparare il forum dell'anno prossimo. Al tavolo anche Antonio Tinelli, che è coordinatore del Comitato Sociale di San Polignano, una vera e propria impresa sociale. A lui lo spazio per raccontare un po' le novità di quest'anno di San Patrignano. Innanzitutto grazie per essere tornati a San Patrignano alla terza edizione del Positive Economy Forum e grazie a Jacques Attali per aver confermato la scelta di San Patrignano come esempio di impresa positiva. San Patrignano nasce fin dal 1978 seguendo un principio. Il principio è un'opportunità a chi vive una condizione di disagio, un'altra chance a chi vive una condizione di estrema di difficoltà, che mette a repentaglio la propria esistenza a causa di una dipendenza, la dipendenza dalle droghe. Quel principio continua ad essere vivo, ad essere ogni giorno animato e ravvivato da tutti quanti noi, perché le radici sono profonde e risalgono a Vincenzo Muccioli. Grazie a Letizia Moratti abbiamo un giorno avuto una speranza nuova che tutto potesse rendersi più attuale attraverso un impegno concreto. Questo impegno concreto ci ispirava ad un ideale che andava oltre i confini di San Patrignano e che poteva estendersi attraverso anche l'esempio di San Patrignano ad un nuovo modo per interpretare l'economia e la società. Non più il profitto fine a se stesso, ma il benessere della società. Il mettere l'uomo al centro per quanto riguarda San Patrignano ha comportato sovvertire completamente le regole e le modalità che disciplinavano una problematica che viene definita cronica e recidivante, una problematica che noi risolviamo al 74% delle situazioni dei ragazzi che si reinseriscono, una problematica che viene normalmente resa assistenzialistica e sostenuta da parte dello Stato e della sanità, una problematica che a San Patrignano invece viene risolta a titolo completamente gratuito, quindi la comunità non costa niente alle famiglie, niente ai ragazzi. Una comunità che riesce a produrre, immaginate oggi, il 90% dei reinserimenti dei nostri ragazzi in una condizione di lavoro regolare. E non solo questo, lavoro apprezzato e gratificato, soprattutto nel settore agroalimentare turistico. Questo fa sì che sia sovvertito un altro termine importantissimo: la disoccupazione giovanile in Italia è del 50%, il 90% dei nostri ragazzi ha un lavoro. Non da poco invece l'attività internazionale che a San Patrignano si svolge quotidianamente. Sono tanti i ragazzi che arrivano da 36 paesi di tutto il mondo, lì dove il fondamentalismo e il radicalismo sta dividendo e creando terrore, paura e grande preoccupazione in tutti quanti noi. Per questo ci sentiamo di rappresentare un esempio, per questo qualche anno fa ci chiedevamo come riusciremo a tradurre tutto quanto questo in maniera concreta attraverso la realizzazione di quei 10 primi punti che il Movimento di Economia Positiva si è prefisso di raggiungere nei prossimi mesi. Bene, vi posso parlare del social bond che ha portato delle risorse economiche a San Patrignano. Vi posso parlare di un fondo comune di investimento condotto e realizzato e svolto attraverso l'impegno di Banca Esperia per devolvere le commissioni di gestione a San Patrignano e dare una continuità nella assistenza e sostentamento economico. E vi posso parlare di crowdfunding, della piattaforma di Terzo Valore, che è servita a creare nuovi alloggi, accoglienza familiare,
ausiliare attraverso delle case qui a San Patrignano per nuovi ingressi di ragazzi. Tutto quanto questo l'abbiamo utilizzato per realizzare dei progetti di reinserimento. 12 ragazzi di San Patrignano hanno creato microimpresa e microartigianato attraverso l'attività del microcredito. Quindi 12 erogazioni di 12 fondi da 25.000 euro su 12 ragazzi che hanno creato attività di impresa, non solo lavorano ma danno lavoro. Un'altra cosa concreta che vi avevo annunciato l'anno scorso e che si realizzerà in aprile, abbiamo già un contratto di locazione e stiamo già adeguando la struttura dal punto di vista funzionale con gli arredi, il social franchising reinserirà in maggio 4 ragazzi di San Patrignano in un format che farà nella logica sempre della qualità e della filiera una ristorazione molto veloce ma sempre d'eccellenza. Un'altra cosa importante che stiamo realizzando in un processo di scambio interculturale e di formazione con una logica di multidisciplinarietà e partenariato con Unicop Firenze e il movimento Shalom, stiamo conducendo a Burkina Faso, immaginate, un'attività per una startup di un forno che sarà completamente organizzato, condotto e gestito da ragazzi di Cupela che verranno qui a San Patrignano a fare formazione nel nostro forno e che saranno seguiti nella fase di startup dai tecnici di Unicop, dagli educatori di Shalom e dai ragazzi di San Patrignano che lavorano nel forno. Questo è quanto abbiamo fatto e speriamo di continuare ad essere un esempio e speriamo soprattutto che che questo movimento cresca, che dal loro esempio, dall'esempio di Jacques Attali e di Letizia Moratti, possa germogliare una nuova filosofia, un nuovo modo che guardi al benessere sociale in maniera concreta e reale. Grazie. Scusate, stavamo organizzando altre interviste. Se ci sono domande da parte dei giornalisti, se no poi diamo spazio appunto alle ultime interviste video. Lo rido dal cammino e chiedevo se può vedere anche qualche esempio. Prima si parlava di imprese di livello nazionale che hanno sposato il capitalismo pacchetto, magari capire quali sono e soprattutto come stanno procedendo in quelle zone. Je ne sais pas si hanno in Italia. No, tu puoi parlare della prossima? Alla scala mondiale ci sono qualche cosa che sono le fondi di private equity che lo fanno come ho dato il nome di BlackRock, molto un esempio, e il fondo di Norvegia anche lo fa. E anche altro che cominciano come Tomasek in Singapore che lo fa anche. Ci sono anche compagnie che sono veramente così come si può dire in Francia Engie, si può anche dire Schneider, si può dire anche una compagnia come Accenture che hanno questa visione di essere sul lungo termine più di altri, ma sono più e più interessati nel mondo, se ci vediamo. C'è anche piccole compagnie americane nella Silicon Valley che sono veramente in questa direzione. Se non ricordo male, tra l'altro la Francia proprio pochi giorni fa ha approvato un contratto per le imprese sociali. Sì. E è un contratto che io mi auguro possa essere approvato anche in Italia, perché certamente potrebbe spingere ulteriormente appunto quel capitalismo paziente del quale abbiamo bisogno. Penso che la Francia sia in questo davvero un esempio, perché
a questo contratto che è recente, se non ricordo male, di poche settimane fa. Questo contratto si aggiunge a una legge, che è la legge 9010, famosa, che chiede ai fondi pensione di proporre agli investitori un 10% appunto di investimenti in imprese che hanno questa visione sociale. Quindi non parliamo di un capitalismo anglosassone che può essere più lontano dal nostro capitalismo, parliamo di un capitalismo che è il capitalismo francese, che è molto vicino, molto simile al nostro. Quindi io credo che in questo ambito dobbiamo davvero guardare alla Francia come un esempio positivo. Penso che per sviluppare questo capitalismo ci sono già esempi anche da noi. Io prima citavo le B Corp, sono circa una decina le B Corp già attive in Italia in diversi settori, ma penso che sarebbe importante anche creare degli incentivi e disincentivi, perché è chiaro che finché le aziende vengono misurate solo sul ritorno nel breve periodo fanno fatica a investire nel lungo periodo. Quindi c'è un tema regolatorio che credo andrebbe affrontato per permettere appunto alle imprese di poter più facilmente decidere appunto di investire nel lungo periodo. Mi fermo qua perché oggi avrete la possibilità di parlare con un'azienda che è sicuramente un'azienda molto particolare, che ha deciso di investire in questo tipo di capitalismo, che è l'azienda di Brunello Cucinelli. Quindi parlerete, immagino, direttamente con lui. Lui è davvero un bellissimo esempio di questo tipo di aziende, che investe per il beneficio del territorio nel quale lavora, per il beneficio dei propri lavoratori. Quindi è un esempio appunto di un'azienda che opera nella logica del capitalismo paziente. Una delle ragioni perché l'Italia possa essere un esempio, portabandiera, è il fatto che in Italia ci sono una grande parte di capitalismo di famiglia. È vero che quando un'azienda ha azionisti che sono stabili, come il Stato o una famiglia, è più facile di pensare alle generazioni future, perché al tempo, allora, qualche famiglia pensano semplicemente all'interesse della sua generazione futura, che non è abbastanza per essere positivo, ma quale, come quella che ha menzionato, e sono interessato anche all'interesse della generazione futura, non semplicemente della famiglia che è in carica della compagnia. Ma abbiamo il sentimento che il capitalismo di famiglia è più facilmente interessato della positività che il capitalismo più classico. Lucia Benni, era una domanda rapidissima. C'è qualche città italiana che ha accettato fino ad oggi di farsi misurare secondo i suoi indici di positività? Poi invece ho una domanda per voi, perché una sera prima, non so se sono riuscito a captare bene perché andava molto veloce, parlava però di azioni di San Patrignano trasportate in tre paesi africani, Nigeria, sulla prima questione, alla fine del suo discorso proprio, Uganda, Nigeria e Kenya, trasferire il modello positivo di San Patrignano. Sì. Sulla prima domanda non abbiamo cominciato da chiedere alle città italiane, ma sappiamo che qualche città sono molto interessate, e Rimini ha detto oggi che sarà interessante, e speriamo che possiamo pubblicare l'anno prossimo la valore la quantitività dell'indice di queste almeno 10 italiane. Città italiana.
Sulla seconda domanda, l'ambasciatore Nasser ha citato un memorandum of understanding che la Alliance of Civilization ha firmato con San Patrignano. In questo memorandum of understanding c'è anche la, diciamo la, l'opportunità di replicare, esportare o ispirare, grazie al modello di San Patrignano, altri paesi, e questo è quello che San Patrignano ha comunque già fatto fin dagli anni nei quali c'era in vita Vincenzo. Quindi tante comunità sono nate in Libano, in Canada, in Svezia, grazie al modello di San Patrignano. E San Patrignano realizza workshop, tra l'altro in questo momento sono presenti responsabili del governo estone e del governo di Dubai, per replicare appunto San Patrignano in altri paesi. Per quanto riguarda l'Africa, Antonio Tinelli ha parlato appunto del Burkina Faso come il primo esempio, poi sicuramente ce ne possono essere altri, però il primo esempio è Burkina Faso. Quindi diciamo che l'ambasciatore Nasser ha dato una visione ampia. Mi permetto di dire che poi lui ha anche aggiunto una cosa che non riguarda San Patrignano, che riguarda un'altra fondazione che si chiama I4 Impact, che è una fondazione per formare imprenditori in Africa, che è presente già in Africa in 5 paesi, che sono Ghana, Uganda, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Kenya, e che da quest'anno sarà presente in Senegal, Tanzania ed Etiopia. È una fondazione della quale che ho fondato con la mia famiglia e con una serie di imprenditori che sono Gruppo Mapei, Gruppo Salini, Gruppo Bracco, Gruppo Eni e Università Cattolica. Quindi l'ambasciatore Nasser citava, insieme a San Patrignano, citava anche questa esperienza, perché è un'esperienza della quale abbiamo parlato e che ci auguriamo possa essere possa consolidarsi, proprio perché è un'esperienza che potrebbe consentire di dare un contributo a formando imprenditori nei loro paesi, potrebbe dare un piccolo contributo a il fenomeno di appunto migrazione legato alle condizioni di vita di quei paesi, nei quali invece è possibile investire per assicurare che ci possano essere appunto condizioni di vita migliori attraverso formazione di capitale umano e sociale. Una cosa proprio tecnica: lei prima, alla fine del suo intervento, forse nell'intervista, parlava della sua intenzione di lanciare un manifesto contro la dittatura del FIL. Volevo sapere se questo praticamente si traduce in quello che abbiamo detto o proprio in un testo, in un documento. Io vorrei tradurlo in un documento, perché questo tema del PIL lo sto della dittatura del PIL rispetto al breve periodo, è un tema che ho sollevato in tante occasioni. Ho sempre visto un'attenzione e una accoglienza positiva rispetto a questo concetto, ma non ho ancora visto tradursi questo concetto in azioni politiche, perché purtroppo di questo parliamo. Perché per poter modificare e aggiungere al PIL, che comunque va mantenuto, anche una dimensione diversa, una dimensione di economia positiva, quindi una dimensione di benessere, ovviamente deve esserci una volontà politica. E quindi, dato che ormai io sono 2 anni che parlo di questo, raccolgo manifestazioni di interesse, ma non vado oltre a questo, sto pensando effettivamente di lanciare un manifesto, quindi un manifesto che avrà un testo e che mi auguro di poter... C'è possibilità che questo testo sia definito già in questi 2 giorni, oppure sarà arrivato il tempo? Io credo che potrà essere una riflessione che potrà nascere anche da questi 2 giorni,
Quindi questo è quello che mi propongo. Però per me è importante, e credo per Jacques Attali lo stesso, che questi due giorni poi si arrivi a una conclusione rispetto anche alle azioni da proporre al governo. Quindi quella è sicuramente una delle azioni, perché era già contenuta l'anno scorso, era contenuta nella sezione che riguardava il contributo alla creazione di un'economia positiva. Quella non si è tradotta appunto in un'azione concreta, quindi la riprenderemo, però per quanto riguarda il testo credo che mi sentirei anche particolarmente, come dire, arrogante nel decidere un testo autonomamente, quindi mi piacerebbe poterlo fare insieme a Jacques Attali e insieme a tutti gli studiosi, gli economisti, gli imprenditori che in questi giorni sono qui presenti, e quindi farlo insieme. Questa lotta di Letizia è molto importante, e abbiamo con l'indice di positività un elemento di risposta. Perché quando l'indice si aumenta si può parlare di crescita, e una crescita positiva. È molto interessante quando si compara l'evoluzione del PIL e l'evoluzione dell'indice di positività, in qualche casi la positività si improva, si aumenta, quando il PIL va diminuendo, e anche il contrario. Allora speriamo semplicemente che si può sostituire l'indice di positività al PIL, perché nell'indice di positività c'è il PIL, ma c'è 38 altri indici che fanno la totalità.